Stavamo dicendo il Modena che vince due gare consecutive e pertanto si pone in una buona condizione di classifica, come dicevi giustamente te, basta soltanto cominciare a vincere e poi la classifica torna a sorridere. Sì, sicuramente queste due vittorie ci hanno rilanciato, hanno cambiato un po' le prospettive di qualche settimana fa. Bisogna cercare di dare continuità anche in Coppa Italia, penso, comunque vincere fa sempre bene. E adesso ci aspettano state partite di campionato importantissime, con il recupero anche che ci può permettere anche di staccare magari le concorrenti lì sotto, no? E cerchiamo di dare il massimo, vediamo dove possiamo arrivare. Con la Coppa Italia è soltanto un fastidio infrasettimanale o un appuntamento da rispettare? Ma credo che sia un'ottima opportunità per tutti i ragazzi che hanno giocato meno di trovare un po' più di spazio e dimostrare il loro valore. Siete, cosa ti ha detto nel spogliatoio a Granoccio per i 4 gol? Vi ha pagato da bere qualcosa o deve ancora farlo? O lo invitiamo a farlo? No, Pablo si merita tutto questo e altro perché comunque si sbatte tantissimo in campo, dà una mano e sono contentissimo per lui. Poi adesso l'importante è che continui a farne, quindi quello è il regalo che ci può fare più grande Mi ha chiesto uno potevi lasciarlo magari a me un futuro, magari così mi sblocco anch'io. di tutti. Adesso l'importante è che vinciamo, poi vediamo, le cose arrivano per tutti, insomma, dai. Dopo la Coppa Italia, Livorno e Carpi, due partite diversamente difficili ma entrambe complesse. Insomma, le squadre, parla la classifica. Livorno ha tanta potenzialità, magari adesso non sta rispettando la classifica, anche se comunque l'ha in alto. Il Carpi sta dando prova di una grande compattezza e di una squadra unita, e questo, insomma, è un punto a loro favore, fondamentale secondo me nella squadra. Vedremo se riusciranno a reggere questi ritmi per tutto il campionato. Ecco, visto che abbiamo parlato del prossimo appuntamento di campionato, è un Livorno che in trasferta è fin qui è andato peggio. Sì, è vero, non è andato benissimo, però si sa che sono squadre che con le potenzialità che hanno, da un momento all'altro possono cambiare il corso della partita e insomma sono sempre pericolose, non puoi mai permetterti di sottovalutarle. Modena che è tornato a volare grazie a Granoce, grazie ai gol di Granoce, ora servono anche quelli degli altri attaccanti. Sì, sono pienamente d'accordo, soprattutto perché per il morale. Finché si vince, è vero, va tutto bene, ma credo che abbiamo bisogno di tutti in questa squadra e sicuramente dobbiamo fare qualcosa in più per cercare insomma, di aiutarci tutti insieme. Ecco, queste ultime due partite, queste ultime due vittorie hanno dimostrato che insomma in Serie B